5 comuni su 45 hanno approvato ieri nel corso dell'assemblea del consorzio di Bacino Salerno 3 il bilancio consuntivo dell'anno 2009. E come era prevedibile non sono mancati degli scontri verbali durissimi, in particolar modo tra il sindaco di Sala Consilina Gaetano Ferrari e il direttore generale dell'ente consortile Enrico Zambrotti. Il primo cittadino di Sala è stato sempre particolarmente critico nei confronti della gestione dell'ente e ieri per l'ennesima volta ha tenuto a rimarcarlo nel corso dell'assemblea. L'approvazione del consuntivo è avvenuta con un bel po' di ritardo rispetto alla normalità. Siamo nel 2011 ed è stato approvato il conto del 2009, è stata possibile perché il sistema di votazione prevede che sia sufficiente la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio e non la maggioranza dei comuni consorziati. Nel caso specifico, ad approvare i conti del 2009 sono stati 5 comuni che tra l'altro hanno anche i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione, ossia San Pietro Altanagro, Buonabitacolo, Sanza, Teggiano e Monte San Giacomo. Ago della bilancia poteva essere il comune di Polla che avrebbe fatto pendere l'ago verso il no. Ma il comune non ha potuto votare in quanto moroso nel pagamento delle quote consortili. Nonostante ciò, Rocco Giuliano, in qualità di rappresentante del comune pollese, ha comunicato all'assemblea che se fosse stato possibile avrebbe votato per il no all'approvazione del bilancio. Intanto oggi si scrive un nuovo capitolo sulla vicenda del commissariamento dell'ente perché i giudici del Consiglio di Stato sono chiamati a pronunciarsi in secondo grado sulla legittimità del commissariamento disposto dalla provincia di Salerno che ha nominato Giovanni Siano. In primo grado il TAR di Salerno aveva riconosciuto la legittimità della nomina. Siano in questi mesi le ha tentate tutte per poter svolgere il suo compito ed entrare in possesso della documentazione contabile ed amministrativa per effettuare la liquidazione del consorzio. Ma nonostante le numerose richieste, l'ultima fatta dalla provincia con un fax di diffida, il CDA non ha consegnato fino ad oggi un bel niente. L'ultimatum della provincia, a firma dell'ingegnere D'Acunzi, responsabile del settore ambiente, è infatti scaduto lo scorso 8 gennaio.